chi è l'italiana e chi è l'argentina. Io sono l'argentina, ovviamente, si capisce, no? Quando mi hanno proposto questa esperienza era un po' titubante, perché ho pensato, ma dove dormirò? Cosa mangerò? Lei aveva più paura. Io avevo più paura. Io invece volevo fare Pechino da anni, tipo da 2 anni, anche perché sono vengo folle per l'avventura, per i viaggi. E sì, questo programma combina un po' di avventura, viaggi e poi esperienze personali che per me sono stati uniche. Diciamo che lei era più abituata di me a viaggiare, io non sono neanche mai uscita dall'Europa, per intenderci, ho sempre vissuto un po' in una bolla con la mia famiglia, sempre attenta a tutto, accompagnata ovunque. Fare un viaggio da sola con un euro al giorno, sono rimasta un po' così, anche se poi allo stesso tempo... Solo lo zaino che era pesantissimo tra l'altro, quindi... Allo stesso tempo ho pensato, vabbè, sarà un'esperienza unica, proprio perché non ho mai fatto un viaggio del genere. E quindi, devo dire la verità, appena mi hanno chiamato subito, ho fatto il provino, super entusiasta e ci ho sperato fino all'ultimo. Allora, noi in realtà ci conoscevamo, ma non avevamo molta questa confidenza, quindi grazie a questa esperienza ci siamo conosciute al 100% e devo dire che non me l'aspettavo. 100% noi stesse, perché io veramente la conoscevo tanto dei lavori precedenti, però non come l'ho conosciuta a Pechino, che era lei stessa, così bella come si la vede, è molto umana, che forse questa parte non si vede da fuori. Quindi sono stata molto contenta, ora abbiamo legato ancora di più. Io ho trovato una compagna perfetta, non potevo desiderare di meglio, perché è sempre stata solare, sempre col sorriso, pronta ad affrontare qualsiasi cosa. Quindi i momenti brutti non ci sono praticamente mai stati, perché sono durati pochissimo grazie a lei. È vero. Inizialmente appena abbiamo messo piede in Vietnam abbiamo avuto un po' dei problemi, perché magari ci rendevamo conto che non era facilissimo chiedere passaggi. È super faticoso, perché poi non devi mai mollare, perché tanta gente ti dice di no e poi ci sono 40 gradi, il sole, te chiedendo tutto il tempo. Non è stato facilissimo, ecco. Però noi abbiamo avuto la faccia tosta per insistere, per chiedere ripetutamente passaggi e tante altre cose. Cose che vedrete, quindi siamo state molto persistenti, no? Eravamo giuste in questo caso, questo è stato il nostro punto di forza. È vero. Allora, abbiamo imparato che per vivere però tutto quello che sai non ci serve, perché poi uno basta vivere con amore e poi un po' di generosità e tutto viene da solo. Questa esperienza ci ha fatto capire quello. Diciamo che poi tutte le cose sono comodità. Non diamo più retta alle cose futili della vita come magari potevamo fare prima. Adesso siamo felici, magari con un piatto a tavola, con una bella famiglia, siamo felici. Quello che abbiamo, non ci lamentiamo più come prima. Brava, le cose che uno dà per scontato, no? Nella vita normale, forse con questa esperienza ti rendi conto di ringraziare ancora di più. Ci vediamo pazze, io ci vedo folle dappertutto. Sempre scherzavamo, ci siamo presa con tanta leggerezza. Abbiamo socializzato veramente con tantissime belle persone, quindi una foto che purtroppo non abbiamo, perché non abbiamo qui telefono ovviamente. Nulla. È un'immagine che abbiamo impressa nella mente e sarebbe una bella foto con le famiglie che ci hanno ospitato. Sì, è vero, con tutte quelle che ci hanno ospitato e ci hanno aperto le porte, siamo state veramente generosissime. È stato un bel detox. Devo ammettere che io ci lavoro tanto con i social, però quando fai un'esperienza del genere non hai veramente retta al telefono, quindi non mi è mancato per nulla. No, zero. Nulla. Anche ci sta un po' di... Non ci rendiamo conto che siamo tutti i giorni 24H attaccati al telefono, allo schermo, quindi qua veramente non avendo il telefono è stato molto meglio. Sì, ti puoi godere altre cose che non vedi, perché sei sempre attaccato allo schermo. Guardando bene negli occhi le persone profondamente, attentamente. È stato un bel detox. Il telefono detox. È una vera distrazione in questi casi. Quella di Madonna, quella di sempre. Noi abbiamo detto che la nostra canzone preferita è quella di Madonna, Hang Up. Però vogliamo cambiare, visto che abbiamo fatto tanti interviste, cambiamo canzone, Diamond. Vabbè, facciamo più bella cosa non c'è, di Eros Ramazzotti, per cambiare. Bravo.